Questa è più o meno la classica slide Microsoft con 800 sigle diverse, che è molto semplice da capire, però io la lascio perché veramente in un unico momento voi vedete tutto, ovvero vedete quali sono i runtime presenti sul telefono, Silverlight, XNA, sensori, media, data, location, Xbox Live, notification, .NET Framework, eccetera, eccetera, i tool, quindi Visual Studio e Blend. Poi, nel cloud, noi vediamo una serie di servizi. Alcuni sono gratuiti, alcuni a pagamento. Gratuiti ci sono, ad esempio, le notifiche. Ovvero, voi potete fare le push notification verso il telefono da un vostro server, usando la nostra infrastruttura di push, che scala su milioni di dispositivi, in maniera completamente free. Anche la parte di location, di identity, eccetera, eccetera, è gratis. Invece, se volete ostare il vostro backend su Windows Azure, quello è a pagamento e se siete, ad esempio, una startup, avete Windows Azure gratis, se avete abbonamenti MSDN, avete Windows Azure gratis, se no ci sono le trial che durano qualche mese e poi se il vostro modello di business scala, visto che con Windows Azure pagate fondamentalmente mano a mano che lo usate, e fate voi i conti se ci state dentro o no. Però il mio consiglio è che se siete una startup, per cui una società costituita da meno di 3 anni e che non fattura più di $1 milione, per cui penso che ci siamo, avete per 3 anni tutti i nostri strumenti gratis, incluse le versioni top di Visual Studio, e avete anche l'accesso ad esempio a Windows Azure in maniera gratuita tramite il programma BitSpark. Per cui se poi qualcuno di voi è interessato vi posso dare i riferimenti, comunque se cercate BitSpark ce li avete. Come funziona il processo di pubblicazione dell'app? Voi con Visual Studio, con Blend, per farvi capire, Blend è vero che è un tool per designer, ma il mio collega designer ha fatto delle app semplici interamente usando Blend, che ha fatto delle app che avevano una parte di grafica e una parte di audio. Per farvi capire, tipo i giochi quelli per bambini, quelli della fattoria, dove gira cosa, viene fuori l'animale e fa il suono dell'animale che è uscito fuori, li ha fatti interamente in Blend. Perché Blend può anche lui compilare e generare lo XAPP, che sarebbe l'eseguibile dell'applicazione. Lo XAPP lo potete testare sull'emulatore, lo potete testare sul telefono. Una volta verificato, ne fate l'upload sul marketplace. Quando vi viene certificato, lo trovate sul marketplace e i vostri utenti lo possono comprare o scaricare gratuitamente. A differenza di altri vendor dove non è chiaro quanto può durare questo periodo, può durare ore, può durare mesi, in alcuni casi è successo così, chiedilo a Opera o ad altri, sono stati mesi con l'applicazione pending perché c'erano decisioni politiche da prendere. Noi abbiamo un documento ufficiale che dice tutte e sole le motivazioni per cui noi non accettiamo un'applicazione. E non ci sono motivazioni politiche, cioè se tu decidi di prendere, che ne so, WebKit, lo porti su Silverlight e lo ricompili e fai un WebKit browser per Windows Phone, lo mandi, noi non è che ti diciamo no perché c'è già IE. Lo mandi e lo pubblichi, tant'è che ci sono dei browser alternativi per Windows Phone e noi non li blocchiamo per motivazioni politiche. Il nostro SLA va tra i 2 e i 5 giorni lavorativi. Attenzione, orario di Redmond, per cui c'è gente che mi scrive, ho mandato l'applicazione alle 9 del mattino ora italiana, mi scrive il mercoledì alle 9 del mattino e gli rispondo, guarda che di giorni a Redmond è passato solo uno, perché in questo momento il nostro team di certificazione è là, quando il marketplace crescerà e decideremo anche noi di portarlo in tutto il mondo, il team di certificazione, in questo momento sappiate che sono dai 2 ai 5 giorni lavorativi orario di Redmond, quindi 9 ore di differenza con l'Italia. E quando un'applicazione non viene certificata, ti viene mandato esattamente il report con i passi di test che sono stati applicati e con le failure che sono state trovate e possibilmente con il link alla pagina su MSDN
che ti spiega il problema e le eventuali soluzioni. È logico che se a volte i problemi possono essere la tua app contiene contenuto pornografico e lì non c'è nessun link che tenga. E per capirci, quello che per gli americani può essere pornografico, a noi viene da ridere, cioè il feed del gossip del TG.com era stato ritenuto pornografico. Io ho assistito a dei thread email con gli americani che mi venivano le lacrime da ridere per le loro dissertazioni su cosa potesse essere o cosa no, che per noi, cioè, vediamo i cartelloni pubblicitari e loro si scandalizzerebbero. Comunque, tolte queste cose opinabili, tutto il resto, cioè ad esempio, se l'applicazione non parte entro 10 secondi, non viene certificata. Se per qualche caso l'applicazione venisse certificata, perché magari quando state certificando avevate poco carico sui server e durava meno di 10 secondi, e dopo l'applicazione ci mette più di 10 secondi a partire, il telefono ve la killa. E questo proprio perché, di nuovo, l'utente è al centro, l'utente non deve star lì ad aspettare 3 ore che la vostra applicazione parte. Attenzione che nessuno vi vieta di mettere uno splash screen dopo 2 secondi, cioè mettere, scusate, lo splash screen di sistema, dopo 2 secondi mettere uno vostro su cui mettete la barrettina di caricamento e a quel punto i 10 secondi venivano contati solo su quello precedente. Però la vostra applicazione sta mostrando qualcosa all'utente che è la barra di caricamento. È logico che di nuovo se poi quella barra di caricamento resta su 15 minuti l'applicazione ve la bocciano. Però noi ci teniamo particolarmente a non avere argomenti discrezionali. Attenzione, questo non vuol dire che mandate sull'applicazione, trovate un tester particolarmente pignolo e ve la boccia, la rimandate su uguale, la trova un'altra e ve la passa. È successo, a volte la gente mi scrive perché? Perché hai trovato un tester meno pignolo. La certificazione viene fatta da delle persone, per cui c'è quello che magari la stava facendo al termine del suo orario lavorativo e l'ha passata. Però attenzione, quando mandate un aggiornamento, c'era della gente che si era lamentata perché l'applicazione presente sul market viene mandato l'aggiornamento, l'aggiornamento viene bocciato per una roba che non era stata toccata. Adesso noi, se troviamo un errore nell'aggiornamento, andiamo a ritestare anche quella che era già presente e vi segnaliamo che il bug era anche in quella presente, per cui, cioè, in pratica il ragionamento è: non ti puoi incazzare se io ti sto dicendo che già c'era ma avevo chiuso un occhio e stavolta invece non lo chiudo. Poi c'è gente che la rimanda su e magari passa, oppure no, però secondo me conviene fissarlo, perché se vi segnalano delle cose, altrimenti poi ve le ritrovate nel feed dei commenti degli utenti e se la vostra applicazione ha 1 o 2 stelle non la scarica nessuno. I tool sono gratuiti, li trovate in un sacco di punti, tra cui create.msdn.com, che è l'URL ufficiale del marketplace, includono tutto quello che vi ho già detto. Vediamolo velocemente perché sono un po' in ritardo. Io salterei la demo base, dopo per chi non deve fare la parte pratica gliela faccio vedere dopo quando facciamo il tutorial guidato. Allora, c'è la parte Silverlight, che sarebbe per fare le applicazioni che vi ho mostrato prima, quella è una pagina singola col pivot o col panorama, oppure c'è la parte XNA che sarebbe per fare i giochi. Tutti i giochi, c'è qualcuno di voi che ha mai sviluppato un gioco? Allora vado via molto veloce, però l'idea è che tutti i giochi bene o male fanno le stesse cose: caricano le risorse, iniziano un loop, dentro nel loop spostano l'omino, controlla che l'omino non si è ammazzato, se si è ammazzato esce, se no va avanti a spostarlo e a spostare tutti i nemici. Se guardate il modello di Silver, di XNA, è esattamente lo stesso. Questi sono i metodi di XNA dove andare a metterle dentro le vostre cose. Potete anche mischiare Silverlight e XNA, questo è importante perché ad esempio voi volete fare un'applicazione che fa una serie di cose e poi inizia a mostrare dei grafici in tempo reale con l'andamento di certi dati. Farlo con Silverlight potrebbe essere un filino lento perché Silverlight ha tutto un modello ad oggetti che dopo vedremo. Farlo con XNA riuscite a farlo dentro in un ciclo molto veloce. Parliamo dell'emulatore, che è una delle cose più importanti. Purtroppo non ve lo potrò far vedere perché non gira sulla mia beta di Windows 8, per cui ve lo racconto e basta. Scusatemi, ma io non uso Windows 7 da settembre e quindi ho perso
un po' di familiarità con l'emulatore. Per fortuna uno dice: come fai a sviluppare? Allora sviluppo direttamente sul telefono collegato al computer. Comunque l'emulatore ha completo l'Internet Explorer 9 mobile, è lo stesso identico del telefono, con tutto il supporto HTML5, per cui se fate dei siti mobili e li volete testare anche su Windows Phone, non siete obbligati a prendere il telefono, ma potete farlo sull'emulatore. Avete tutti i placeholder, ad esempio, per simulare l'invio di mail, l'invio di SMS, la ricezione della chiamata. Supporta, se avete ad esempio un tablet o un monitor multitouch, il monitor del PC passa le informazioni del touch all'emulatore, per cui potete testare il pinch to zoom, ad esempio, su un monitor o su uno schermo multitouch. L'emulatore però, attenzione, non ha tutto, cioè non ha la parte di zoom, non ha i codec H264 e non ha tutte le applicazioni presenti native nel telefono. Se dovete testare queste parti, dovete usare un telefono vero e proprio. In generale potete fare quasi tutto con l'emulatore. L'emulatore, attenzione, non ha le stesse performance del telefono. Ed è molto semplice capirlo. Avete un Core i7 quad core hyper threading da 5 GHz e le applicazioni vanno come delle schegge sull'emulatore. Avete un netbook con un Atom da 1 GHz, le applicazioni andranno lentissime. La cosa bella dell'emulatore è che vi permette di usare, di simulare la fotocamera, ma soprattutto di simulare la parte di GPS. Cosa vuol dire? Voi potete usare Bing Maps dentro nell'emulatore per mandare le coordinate GPS all'applicazione, o addirittura potete registrare un percorso dal vivo o su Bing Maps o su Google Maps, gli mandate l'elenco di posizioni, lo importate e alla vostra app verrà mandato l'elenco di posizioni. Questo è comodo per testare ad esempio un'applicazione che non so, tipo segnala gli autovelox, perché voi gli fate fare un percorso dove sapete che ce ne sono due o tre, se l'applicazione durante questo percorso li segnala vuol dire che avete fatto bene il vostro compito, se no no. E più, questo è molto importante, per quando dovete fare la certificazione dell'app, perché quando certificate l'app dovete mettere anche le icone, ma soprattutto gli screenshot che gli utenti vedono quando navigano nel market, l'emulatore è la cosa più comoda, perché è un tasto take screenshot che vi salva lo screenshot dell'app corrente. La cosa più bella di Visual Studio però non è l'emulatore, ma è la parte integrata di debugging. E a parte le cose banali tipo settare breakpoint, fare F10 per passare riga per riga, che ci siamo abituati, soprattutto chi usa Visual Studio per fare altre cose, ma ce l'hanno anche altre piattaforme, la cosa interessante invece è il profiler, che non è quelli di Criminal Minds, per capirci, ma fondamentalmente, se voi lanciate l'applicazione Start Windows Phone Performance Analysis, è meglio farla sul telefono vero, perché sull'emulatore dipende dalle performance del vostro PC. Fondamentalmente lui, prima di lanciare l'applicazione, inizia a registrare tutto, e per tutto intendo la CPU, i thread, la memoria, la GPU, eccetera eccetera, e poi vi chiede ad esempio se volete profilare l'esecuzione o la memoria, e ad esempio la memoria non può essere testata sull'emulatore perché non ha senso, e alla fine lui vi genererà un grafico dove voi vedete tipo che quando l'applicazione parte avete la CPU che schizza al 100% e poi dopo un po' si stabilizza, poi magari l'utente schiaccia un tasto, l'applicazione inizia a fare dei conti e la CPU si muove, avete l'occupazione della memoria, per cui si vede che mano a mano che carica la memoria sale, poi a un certo punto quando l'utente schiaccia il tasto vengono create le strutture dati per l'esecuzione e così via. Potete mettere nel codice degli storyboard, ovvero mettere fondamentalmente delle istruzioni nel vostro codice che vi
pinnano qualcosa nel grafico per capire, perché se avete un grafico che dura due ore non sapete, ah, quel picco lì quando c'è stato, ma voi magari supponete che quando avete schiacciato quel bottone mettete un punto prima e un punto dopo e capite se era quello il punto focale. Questo è un tool che in tutte le altre versioni di Visual Studio è presente solo nell'Ultimate, che ci costa circa sui 10.000 euro. In Windows Phone noi lo diamo dentro nella versione gratuita ed è l'unico tool, quello di Windows Phone, che ha uno strumento con questo livello di precisione per la misurazione delle performance. Come sblocco i device? Per sbloccare i device e poterci caricare le applicazioni, visto che normalmente le applicazioni le posso caricare solo dal market, devo avere un account sul marketplace. Una volta che ho l'account sul marketplace, lancio Windows Phone Developer Registration, metto il mio live ID, la mia password, schiaccio un register e il telefono mi si sblocca. Con un account normale posso sbloccare fino a 3 device. Uno potrebbe dirmi, noi siamo una società che ha 100 sviluppatori, se siete una società che ha 100 sviluppatori, contattate il supporto del market, vi chiederanno, che ne so, una visura camerale piuttosto che qualche documento che dimostra che non siete la Pinco Pallino SNC da una persona e vi danno la possibilità di sbloccare più device. Il fatto di limitarlo a 3 è per la pirateria fondamentalmente. Gli studenti prima potevano registrarne solo uno, adesso gli studenti che hanno il marketplace gratuito possono anche loro sbloccare fino a 3 telefoni. Come faccio il deploy? Il telefono per agganciarsi al PC dovete installare il software dello Zoom, che oltre a gestire la parte di deploy di app serve anche per sincronizzare musica, video e foto, e fondamentalmente dopo da Visual Studio, ve lo farò vedere quando faccio poi la demo guidata, dopo da Visual Studio avete la possibilità di scegliere tra l'emulatore e il device per poter fare il deploy. Lo Zoom deve essere aperto.